riuscito a portarsi davanti. Testa della corsa con Sacchi ancora. Brutta caduta, i nostri sono davanti. Sì. I nostri sono davanti, caduta generale. Adesso sono rimasti in 30. Siamo sul Pittsburgh con Sacchi. Cirea. 4 azzurri e naturalmente c'è Mario Cipollini, lo si vede sulla destra. E Bertogliatti che cerca di andarsene, ma Di Luca prontissimo. I favoritissimi ci sono tutti. Ondo in terza ruota. Zabel, Freire, McEwen e Cipollini con predominanza del colore azzurro. Cipollini è in terza posizione, c'è anche Lombardi. Sì, 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 sì. C'è Lombardi. Però deve andare tranquillo perché manca ancora tanto. Petacchi vedete che sta controllando, qui non può superare nessuno. Si entra nel circuito, 800 metri ancora. Va bene. Petacchi bravissimo, guardate che controlla. Hauptmann affiancato a McEwen. C'è anche Julian Dean, il corridore neozelandese. Ancora due curve e sarà volata. Ecco McEwen. Alessandro Petacchi sta aiutando Mario Cipollini. Tutti, e ripetiamo, tutti gli azzurri hanno svolto appieno il proprio lavoro. McEwen è a ruota di Cipollini, guardate che sta lottando con Zabel. Zabel, McEwen e Cipollini in un fazzoletto. Ci siamo, si sposta Petacchi, Lombardi adesso è davanti e Cipollini è secondo. E McEwen a ruota con Zabel e Hauptmann. Parte lungo Giovanni Lombardi. Ed è la volta di Mario Cipollini. Mario Cipollini con McEwen a ruota. Cipollini davanti. Cipollini. Ed è nostro il mondiale.